legami niente. Basta tenermi buona compagnia. Uomini, uomini, croce delizia della nostra vita. Uomini, uomini, razza diversa, razza sconosciuta. Sorride, mi do un buongiorno, senza cattivi umori, senza facce scure intorno. Anche per me ci sono i giorni belli e i giorni brutti, ma quando sto bene io, stanno bene tutti. E che vivo sola, e che vivo sola, e che vivo sola, e che vivo sola. Senza orari, senza affanni, io mangio quando ho fame e dormo quando ho sonno. Nessuno mi consiglia, nessuno che mi controlla. È vero che da soli si sta bene, in due già una folla. E che vivo sola, e che vivo sola, e che vivo sola, e che vivo sola. Sono più uomini con cui si possa vivere insieme. Uomini, a che servono? Uomini, non ci sono più, forse siamo ad una svolta, forse c'erano una volta, oggi no. Io che vivo sola, io che vivo sola, io che vivo sola, io che vivo sola. E la notte un buon libro, o un film alla tele. Voglio proprio bene. Poi spengo tutto e vado a letto commentandomi ad alta voce. Ma qualche volta mentre tutto tace, nel buio della stanza, non sono più sicura. Un brivido di freddo, un senso di paura. E accendo la luce. E che vive sola. Io che vivo sola, e che vivo sola, io che vivo sola, e che vivo sola, io che vivo. Eccomi qua. Scusami, sono un po' ritardata, vero? Sì, Samantha, però in questi casi è meglio dire sono un po' in ritardo, eh? Eh già, è perché un uomo mi seguiva. E non mi sembra un motivo valido. Beh, ma camminava talmente piano. E sarà stato ritardato anche lui. Comunque, scusami, Teodolinda. Teo, chiamami Teo. Teodolinda è nauseabondo, non l'ho mai sopportato e tu lo sai. Sì, però te sta bene. E tante grazie. Forza, Samantha, su, sbrigati a cambiarti. Ok, vado a mettermi sexy. Ma va. Ha detto che sono curvilinea e che do la vertigine. Chi? L'uomo che ti dicevo, no? E così lemme è riuscito a raggiungerti, eh? Sai, che io sia curvilinea è vero. Dimentico sempre di tenere le spalle belle dritte. Sì. Ma cos'è la vertigine? Il fascino. Ah, sì? Il fascino esercitato dal vuoto. Ah. Ma no, su, Samantina, vuol dire che sei bella, che fai girare la testa. Oh, grazie, Teodolino. Oh, Teo. Anche tu, sai, specialmente se cambiassi look. E con un look come il tuo ti preoccupi del mio? Ma non preoccuparti del mio look, Samantha. Forza, su, al giornale aspettano la striscia.
petto in fuori. Signor sì. Eh no, è di più un puppettone. Eh beh, faccio quello che posso. Vedi? Bisogna mostrare un pochino per attirare gli uomini. Samantha? Non ti capita mai di pensare a qualcosa che non sia il sesso? No! Tu non trovi meraviglioso, Teo, che i sessi siano due? Sì, se uno dei due però non fosse convinto di essere migliore dell'altro. Scusa, Teo, ma a te piacciono gli uomini? Ma io ho conosciuto molti individui di sesso maschile, ma uomini... Beh, insomma, per saperlo dovrei vederne almeno uno. Uno? Ma se soltanto sulla faccia della Terra ce ne sono 2.400.233! Oddio mio, ma quanti? Però sei forte in statistica, eh? E beh, veramente so solo questa cosa qui e basta. Io intendevo un uomo vero, Samantha. Tu non conosci gli uomini? Beh, non tutti quelli che vorrei. Perché tu li conosci? Oggi sì, per fortuna. Ti ho mai detto che qualche anno fa stavo per sposarmi? Davvero? Era già tutto pronto, eh? Avevo già preparato il nostro nido d'amore e persino ordinato l'abito da sposa, bianco. Ero così innamorata che piangevo di felicità. E poi? E poi la sua famiglia si è opposta. Chi? Il padre e la madre? No, la moglie e il figlio. Ma che birbante! Si è comportato proprio male. Ma è uno? E gli altri peggio. Cos'è stato? Sembrano come dei mugiti. Secondo il mio vicino di casa, tale dottor Padovan, questa sarebbe musica. Oi! È completamente negato, ma si ostina a suonare. E com'è? E che ne so, sarà mancanza d'autocritica. No, volevo dire com'è il dottor Padovan. Bello, brutto, alto, basso, giovane. Mai guardato. Ma come? È il tuo vicino di casa, no? Ti sarà capitato qualche volta di incontrarlo? E Samantha, non ci ho fatto caso. Insomma, vuoi star ferma che qui non andiamo più avanti? Ecco perché non ne conosci nessuno, se neanche li guardi. Ma lo vuoi capire che si può vivere benissimo anche senza uomini? E che vita è? La mia, per esempio, no? Io lavoro, viaggio, vado al cinema. E non ti manca niente? Una cosa sì, e molto anche. E lo credo, a me dopo un poco mi viene un cerchio alla testa. Samantha, ma non è quello che mi manca. E che cosa allora? È che vorrei avere un figlio. Beh, però c'ero andata vicina, no? Sì, hai ragione. Poche, ma ci sono cose che una donna non può fare senza un uomo. Pazienza, vorrà dire che del figlio ne faremo a meno. Non si può mica aver tutto dalla vita. Un giorno incontrerai qualcuno che ti farà cambiare idea. Sì, però per il momento deve ancora nascere, eh? E rieccolo! Grazie, Samantha, ma per oggi basta così. Ciao, allora. A domani, Samantina. Devo proprio andare a fare due chiacchiere col mio vicino. E sentirà che musica stavolta. La mia. Dottor Padovan, la vuol piantare, per favore? Scusi, credevo fosse uscita. Devo lavorare io? Ah, anch'io. E allora lavori, eh? La musica è il mio lavoro. Perché lei la chiama musica, quella roba lì? Alle mucche piace. A chi piace, scusi? Ah, alle mucche. Ah. Producono molto più latte quando ascoltano questo concerto. Laureato in veterinaria? No, psicologia, scuola junghiana e diplomato al conservatorio. Mi occupo di psicomusica. Una laurea, un diploma, Jung. E tutto per divertire le mucche. La psicomusica è una terapia che ha molte altre applicazioni. Cura la depressione, serve in puericultura e aiuta al momento del parto. Quella musica sgangherata, andiamo. No, quello era un pezzo per bovini, gliel'ho detto. Sì. Le mucche sono un po' rozze, ma... Ecco. Ma senta questa. Carina, è molto carina, sì. Meno rumorosa, se non altro. Lei non ci crederà, ma facilita la fecondazione umana. Lei vorrebbe farmi credere che ascoltandola mentre una donna ha maggiori
probabilità di restarci? Di rimanere incinta? Sì, proprio così. All'istituto dove lavoro almeno ne sono convinti. Beh, se ci lavora lei, caro Padovan, devono occuparsi di ben strane cose in quell'istituto. Addio. Strane? No, inseminazione artificiale. Non volevo suonare, solo spolverarlo, giuro. Inseminazione artificiale, ha detto? Padovan che le prende, perché fa così? Credevo che volesse passare alle maniere forti. Ma lei ha paura di me? Io ho paura di... Ma è assurdo, ma perché dovrei paura di... Sì, ho una paura pazzesca di lei. Quando la incontro in ascensore sudo, anzi grondo, mani, collo, schiena, l'unica parte di me che resta secca è la lingua. Abito qui da un mese e sono calato 2 litri. Anche le donne le fanno questo effetto? Solo quelle come lei. E come sarei io? Forte. Sicura, inattaccabile e infrangibile, come una rosa sottovuoto. Scommetto che lei non piange mai. Beh, è una colpa. No, una colpa no. Meno male. Però è un peccato. Io piango spesso, sa? Sono i momenti in cui mi diverto di più. Ma che tenerezza. E mi dica, dottor Padovan, in confidenza, che ne pensa Freud? Non pronunzi mai quel nome in questa casa. Perché non posso dire Freud? Che le dicevo? Jung si imbestialisce. Su, su, su. Jung. Non te la prendere, Jung. Si chiama Jung. Sì. Beh, insomma, oserei dire che siete una discreta coppietta di nevrotici, eh? Uno mi considera una rosa sottovuoto, l'altro momenti mi sbrana. Io, ma noi non mi sembra che... Pazienza, vuol dire che non vi sono simpatica. No, ma questo non l'abbiamo detto, vero Jung? Jung la trova affascinante. È bellissima, sì. Vede, c'è simpatica, Jung gliel'ha dimostrato. È vero, mi ha leccato la mano. Adesso me lo dimostri lei, Padovan. Ma cosa fa? Non lo so, lei è così diversa stasera che mi confondo. Ma... Molto meglio, voglio dire, lei è... Una donna, semplicemente una donna molto sola e che nasconde la sua debolezza dietro un'apparente aggressività. Insomma, una tigre di carta velina, mi creda. Ci provo. Una sconosciuta fino ad oggi per lei, ma domani chissà, forse un'amica. Perché non cominciamo a darci del tu? Chi? Io a lei e lei a me? E magari anche io e il cane. Che ne diresti di bere qualcosa? Non so, un bicchiere di latte. Latte? Le mucche ti pagano in natura? Grazie, no, niente latte. Invece mi andrebbe moltissimo di parlare del tuo lavoro. Deve essere così interessante. Bene, per me è entusiasmante addirittura, ma non pensavo che anche per te. Ma davvero ti interessa? Moltissimo, specialmente la fecondazione artificiale. Beh, ma quella è il meno. Sai che la mia musica folk ha dato risultati sconvolgenti in agricoltura? Le angurie crescono grandi il doppio. E mi congratulo. Grazie. Ma mi interessa l'inseminazione, quella umana. Beh, c'è poco da dire. Si inietta nella donna un po' di coso di... Seme maschile. Sì. E la natura fa il resto. Ed è una procedura complicata. Ma facilissima. In teoria una donna potrebbe fecondarsi da sola con una normale siringa, sempre che abbia a disposizione seme maschile. E allora è proprio difficile per me. Ma non per me, voglio dire, ne ho 4 contenitori pieni. Oddio mio, che lavoratore instancabile. Il laboratorio, intendo. Oh Gianni, quanto mi piacerebbe vedere il tuo laboratorio. Impossibile. Ti prego. Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Ti prego. Non si può. No. Ho capito. Tu sei il tipico uomo che quando dice no, è no. Sì. Di solito sì. Qui ci sono milioni e milioni di possibilità per quelle coppie che si amano ma non possono aver figli. Davvero? La scienza dà una mano alla natura. Comincia da qui l'avventura di chi nascerà. Oggi si può, ieri no. Oggi si può, ieri no. Oggi si può. Che cos'è?
cos'è? È l'azoto liquido che evapora, le provette si conservano a 140 gradi sotto zero. Incredibile! Le speranze di avere un bambino diventano realtà. I cilindri che scintillano sono pieni di futuro. La scienza si colora di magia, portando conforto, allegria e felicità. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può. 119, che cos'è? E corrisponde alla scheda del donatore con tutti i dati essenziali: età, peso, statura, stato di salute, tutto deve essere di prima qualità, eh? Una specie di Superman. Beh sì, una donna che avesse un figlio così avrebbe il massimo delle garanzie. Ah, fantastico! Per ogni nuova idea c'è sempre chi protesta e dissente. Si sa, ma è proprio con le idee che l'uomo è andato avanti e che avanti si va. Tanta e tanta gente, entrare triste, uscire sorridente, urla per il progresso, e da passo che al progresso dice no. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può, ti assicuro che si può. Oggi si può, si può, si può. Se adesso io facessi una pazzia, io forse potrei pensare a un figlio, ad una nuova vita insieme. Io e lui sarei la prima donna che ha rubato il suo bambino non è ancora nato. Ma guarda che occasione, seguirò l'ispirazione. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può, una donna ieri no. Oggi si può, si può, si può, e da allora lo farò. Oggi si può, si può, si può, ieri no. Oggi si può, si può, si può, sì che si può. Io ce la farò. Oggi Luke è tutto secondo me. Miau, miau. E mi sto allenando, miagolando e sculettando un po'. Ci vedo ciubirà. Ciubi, 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 ciubi. Ciao, come sei bella oggi, Teo. Beh, insomma, io più che bella sono felice, ecco. Si vede. Hai visto che ho cambiato look? Mm-hmm. Ma tu cos'è che stavi facendo qui tutta sola soletta, eh? Ma io niente, sai, provavo solo qualche posa un po' sexina. Samantina, ma non devi esagerare, no? Guardati lì, tu sei Samantha il folletto che ti incanta. Devi scordarti il sesso. Lo sai che il tuo personaggio è destinato ai bambini, insomma, più o meno dai 6 ai 10 anni. Lo facevo per quelli di 10. Perché tu dici che a 10 anni già... Altro che, anche prima. Beh, me ne ricorderò. Forza, Samantha, forza. Cominciamo a lavorare, che la giornata è lunga. Così? Un pochino più morbida, magari. Ma cosa c'è, Teodolinda? Oh, scusami, Teo, lo so che Teodolinda ti fa vomitare, Teo! Scusa! Oh, scusa! Io
credevo fosse solo un modo di dire, sai? Invece quel nome ti fa proprio vomitare. Come va? Non è colpa tua, Samantha. E neanche del nome, sai? È che aspetto un bambino. Ah, sì, eh? Sì, sono incinta. No. Sì. Tu? Incinta. Incinta? Incintissima. No! Ma cos'è tutta questa meraviglia, Samantha? In fin dei conti, anch'io sono una donna normale. Beh, mica tanto, come... voglio dire, cioè, tutto quello che dicevi degli uomini, che non ti piacciono, che non ti interessano, che neanche li vedi. Ah, ma allora mi prendevi in giro, eh? È io che ci sono cascata. Samantha, ma non è come pensi tu, sai? Ma no. Io sono contenta. Se era uno scherzo, meglio così. Mi sembrava strano che non ti piacessero, eh? Come si fa? Eh già, e come si fa? E il bambino lo tieni? Certo che lo tengo. E il padre del bambino lo sa? No, per carità, guai, non deve saper niente. Ah, che tipo è? Lo conosco? No, no. Per quanto potresti conoscerlo benissimo, sai? Balla un po' a indovinare qua. Beh, è probabile. Come si chiama? Non lo so. Non c'è stato neanche il tempo per le presentazioni. Beh, l'ho conosciuto tramite Gianni, sai, il mio vicino di casa. E allora è stata una cosa... A un party, allora? A una festa? Una festa, sì, sì. Si può, si può, si può. Sì, si può, si può. È un bell'uomo? Chi? Ma come chi? Quello con cui hai fatto Ziggy Ziggy? Il padre del bambino, insomma. Mai visto. Che? Era buio, Samantha, buio pesto, non si vede... Wow! Che storia tozzicota! Lo sai che una volta è successo anche a me quello che è successo a te? Non credo proprio. Eh sì, invece, uguale, uguale. Ah no, escluso il bambino perché, sai, io prendo la pillola da quando avevo 13 anni. Mm. Dunque, ero ad una festa. A un certo punto va via la luce. Dice le valvole, sì, vecchio trucco. Un attimo dopo, un tizio mi si stava brancicando tutta. Oh, una festa proprio carina, carina. Immagino, immagino. E quando tornò la luce, indovina. Non lo so. Era un cinese. Cinese? Beh, che c'è di strano? Ce ne sono talmente tanti che prima o poi uno ne incontri per forza, no? No, cinese, no, dai, non è possibile. Ma sì, ti dico, pensa che siamo stati insieme per quasi una settimana. Aveva un gran bel codino. Idea, perché non lo chiedi a Gianni? Chiedergli cosa? Ah, il nome del tuo uomo. Era uno dei suoi invitati, no? Lui lo conoscerà di sicuro. Beh, certo che Gianni potrebbe essere l'unico a poterlo rintracciare. Che idea geniale, Samantha. Beh, così tanto per levarti la curiosità. Oh, scusami, Teo. Ho pensato tante brutte cose di te, sai? Ti credevo una di quelle. Si è detto senza offesa, eh? Di quelle donne tutte per bene. E invece, che sollievo... Sei tale quale a me. E magari... Eh sì, invece, anche peggio. Comunque, scusami, ma io devo proprio scappare, sai? Ho un appuntamentino. Però ti giuro che ci vediamo domani, ok? Ciao, cicciola! E vabbè, ma anche cicciola, però. Figlio che verrà, non mi ero chiesta mai come sarà. Chi lo sa perché lo immaginavo tale quale a me. Una madre normale, una donna che ha fatto l'amore. Si può fare un'idea di suo figlio e di come sarà. Forse il padre in miniatura, con quel naso familiare, quella buffa fossetta sul mento, ma il mio chi lo sa. Come sarà? Come sarà? Ma come sarà? Sarà castano, biondo, bruno, magari rosso. Sarà fragile, magrolino o un piccolo colosso. Sarà cordiale e sorridente, con tanta voglia di chiacchierare. Avrà un faccino serio, serio, da grande pensatore.
avrà un carattere estroverso, un po' esibizionista, sarà sensibile, un po' chiuso, un animo d'artista. Sarà un bambino bravo e coraggioso, destinato a grandi imprese. Beh, per quel che ne so io, potrebbe essere un cinese. Come sarà? Ma come sarà? Avrà le guance bianche e rosse, come una mela sana. Calcerà furiosamente, meglio di Maradona. Sarà un bambino capriccioso, oppure dolce, dolce coccolone. Sarà un polpino, un furbacchione, o un piccolo ruffiano. Come sarà? Ma come? No, colpo di scena, magari una bambina, ma un bambino, una bambina, è quello che volevo io, un figlio da volergli bene, tutto mio, solo mio, proprio mio. Sarà, ma posso entrare? No. E sono qui per scusarmi, Gianni. Dopo 2 mesi? Mi dispiace, sei fuori tempo massimo. Beh, su, dai, non odiarmi. Io lo so, sai, ho tanti difetti, ma anche qualche qualità. Nascosta e con molta cura. Ma insomma, solo perché ho rifiutato di uscire con te? No. Tu hai sempre accettato, solo che poi cambiavi idea. Sono stato 3 ore ad aspettarti davanti al ristorante, 2 davanti al cinema, 1 ai giardini pubblici. Beh, però c'è un progresso, non trovi? Sai cosa facciamo, Gianni? Adesso andiamo al cinema, poi a mangiare qualcosa, per finire 4 passi nel parco ed eccomi riabilitata, d'accordo? No. Ti lascio scegliere il film, basta che non sia un western. No. Vada per il film western. No. Pago io? No. Guarda che se non mi dici a me non sì, io me ne vado, eh. Me ne vado. Sì. Beh, ma allora sei proprio scombinato forte, sai. Ma come, proprio adesso che dovevi dirmi no? Mi viene da piangere. Ma che c'è? Sono tanto sola, ho così paura. Tu non sei sola. E lo so, è per questo che ho paura. Ma paura di che, scusa? È paura di quello che sento dentro. Anch'io, sai, ho qualcosa del genere, un dolore che mi prende qua. Ah, no, che... Gianni, quello che sento io, nessun uomo al mondo potrà sentirlo mai. E io invece lo sento, sarò un'eccezione. Beh, altro che eccezione, finiresti in prima pagina su tutti i giornali. Vieni, questo tranquillante è miracoloso. Oddio. Giochiamo? Miracoloso davvero? Ah, che gioco giochiamo? Al gioco delle ipotesi. Sento che perderò, ma se ti aiuta a star meglio, via!
Dunque, tornando alla fecondazione artificiale... Se ti ho detto tutto, t'ho portato anche al laboratorio. E lo so, ma il gioco riguarda proprio la fecondazione. Va bene. Ecco, ipotesi. Io mi faccio fecondare artificialmente. Sarebbe un insulto alla provvidenza. Cioè, non si può, neanche come ipotesi. Non sei sposata, non... Già. E allora diciamo che rubo una provetta. Tu rubi una... Vai avanti, vai. Resto incinta e inspiegabilmente mi viene una curiosità tremenda di sapere il nome del donatore. Domanda, c'è un mezzo per saperlo? Risposta, no. Ma perché no, Gianni? Scusa, le provette sono contraddistinte da un numero. Il numero corrisponde al nome del donatore. Esatto, allora? Ma i nomi sono segretissimi e solo in casi eccezionali si può consultare lo schedario. E allora mettiamo che sia un caso eccezionale. Che cosa hai in testa? Ma insomma, Padovan, come sei noioso, è un gioco, su. Il più stupido che abbia mai fatto. Hai mai sentito nominare l'etica professionale? Noi siamo scienziati, la privacy del donatore è sacra. Tu metti che io, ad esempio... avessi fatto una donazione e venisse da me una donna sconosciuta e mi dicesse che è incinta di un figlio mio, diventerei una belva. Perché l'hai fatta? Cosa? La donazione. Ma chi? Io? Che c'entro io? Io sono uno studioso, non sono tenuto, ma perché me lo chiedi? Io? Io? Solo una? Sai, ogni tanto rimaniamo un po' a corto e... però... Allora anche i ricercatori devono mettersi a fare i donatori e... Noi non possiamo andare in giro con la roulotte come quelli dell'Avis, ecco. Certo Gianni, io capisco, ma forse se ci provaste potrebbe anche essere un successo. Senti Teo, ora basta. Anche un'ipotesi deve essere sostenuta da un minimo di buonsenso. Nessuna donna normale ha mai avuto la curiosità di cui parli. Eppure io ti assicuro che è molto più di una curiosità. È una smania, un'ansia. Sapere chi è, vederlo soltanto un attimo, una volta, per tranquillizzarmi. Ho fatto un sogno tremendo. In sogno lui mi appariva come un'enorme palla. Con una faccia tutta liscia, senza lineamenti. Mi sono svegliata urlando, Gianni, io devo sapere chi è. Ma ti giuro che lui non saprà mai quello che ho fatto. Quello che hai fatto? Sai che sei portata per il gioco delle ipotesi a disposizione? Si direbbe quasi che parli sul serio. Avrò un bambino. Stai scherzando, vero Teo? Sei incinta! E chi è il padre? Non lo sai! No, non sarà mica quello a palla, quello tutto liscio, Teo. Non dirmi che hai rubato una provetta, sì, non è possibile. Guarda Gianni, ho ottenuto la targhetta per ricordo, la numero 119, e tu mi devi aiutare. E a me chi mi aiuta? Sono rovinato! Perché non saprà niente nessuno? Sarà un segreto tra me e te. Pazza, bugiarda, subdola, infida, ladra. Oh, ma anche tu hai un portacenere con su scritto Grand Hotel, su. Perché è la stessa cosa rubare una provetta o un posacenere? Beh, no, ma io non fumo. Ma la senti questa? Gianni, davvero non mi aiuterai? E solo tu puoi dirmi chi è il 119. Devi soltanto guardare il nome sulla scheda. Solo? Sì. Scordatene, io non rivelerò mai il nome di un donatore. L'ho giurato, non te lo dico, nemmeno se ti ammazzi. Hai voluto fare tutto da sola, adesso arrangiati. Non pensi, vero, che il bambino potrebbe essere anche tuo? Eh? E come? Beh, dopo tutto, seppur una volta sola, il tuo obolo lo hai versato. Ma è impossibile. Beh, improbabile, lo ammetto, ma... non impossibile. Ciao, Padovan. M'ha incastrato quella femmina diabolica. Una probabilità c'è. Ippocrate, perdonami, ma devo saperlo. 110, 112, 119. Non sono io. Il donatore è Osvaldo Menicucci.
parte degli approcci sono un dio. Sarà il mio bel coraggio o il tono della voce, saranno i miei bicipiti o i miei capelli ricci. Osvaldo, 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 me ne cocci. Mia madre è la natura, lo ha fondato nella mia virilità. Per pareggiare il conto con chi è debole, con chi non ce la fa. Sarà lo sguardo fiero, l'incedere sicuro. Saranno queste spalle o questi splendidi polpacci. Osvaldo, 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 menicucci. Posso vantare un record di primati, fatto di mille astuzie e di mille piccoli segreti. Non è mestiere, è proprio vocazione. Trovo nel dar piacere grande soddisfazione, perché io alle donne ti tolgo ogni capriccio. Io piaccio. Un vero uomo l'unico, Osvaldo Menicucci, eccomi qua. Sarà che nel mio genere divento sempre più una rarità. Non ho nessuna voglia di farmi una famiglia, lontano dai pericoli, lontano dagli impicci. Osvaldo, 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 perché io alle donne gli tolgo ogni capriccio. Io Osvaldo, 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 me ne corso. Osvaldo, me ne cucci io. Aiuto. Aiuto. Aiuto! 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 Teo! Teo! La porta era aperta e allora io ho... Si è tagliata le vene. Scusa. Bisognerà chiamare un'ambulanza. E figurati col traffico che c'è prima che arrivi. Cercherò di resistere. Ah, ma allora è proprio un vizio, però. E andiamo un po'. Perché l'hai fatto? E proprio tu me lo chiedi, tu cuore di pietra, che impedisce a una madre di sapere chi è il padre di suo figlio e che negandole questo sacrosanto diritto, tu la uccidi, matricida. Teo, non sono io il 119. Allora hai visto la scheda? Sì, ma l'etica professionale mi impedisce di rivelarti il nome. Tanto. Porterai il segreto nella tomba. Stai tranquilla, Teo. Questo osva... Questo tizio è un tipo normalissimo. Osva? Hai detto Osvaldo? Sì, purtroppo. E poi? Menicucci! Ecco, adesso che lo sai, che cosa cambia? Che cosa cambia? Tutto! Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Menicucci, wow! Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo.
sempre pasta asciutta e cioccolata, cica patata, cica patata, cica patata, cica patata. Desidera il signor Osvaldo Minicucci, per favore. Si metta al centro del buco dello spioncino, se no non la vedo. Così va bene? Ecco, non rientra mai prima delle due quando chiude il salone. Ah, ecco, fa il barbiere? No, mio figlio vende le automobili. Ma allora se lui è suo figlio, lei è sua madre? Oddio, la nonna! No, la mamma! Insomma, la mamma, la nonna, pensavo un po' agli avi, ecco. Lei chi sarebbe, signorina? Io sono una che, come si suol dire, scrive, ecco, sì. Io scrivo degli articoli che poi magari vengono anche pubblicati sui giornali, poi la gente il giorno dopo li legge. Ma è una giornalista! Ma che capacità di sintesi, signora! Che argomento tratta? Dipende. Per esempio, in questo momento io sto facendo un'inchiesta sugli scapoli d'oro. E allora pensavo... Allora caschi bene. Sì. Mio figlio, non so se ce l'ha d'oro, ma certo che più scapolo di lui ce ne so pochi. Come si chiama, signorina? Io, Maria Bianchi. Originale. Insomma, si fa quel che si può, signora. Accomodati, Maria. Grazie, grazie. E soprattutto grazie per darmi così familiarmente del tu, signora. Ecco. Posso aiutarla a pelare le patate? Aiutami a cavare ste patate, brava. Sì, mentre che io te racconto. Sì. Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Ma io direi di cominciare dall'aspetto fisico, ecco. E com'è, signora, suo figlio? Bello? Bello? Ma quale bello? Bellissimo! Un pezzo di Marcantonio che levete! Due occhi, due spalle, due gambe, due di tutto, insomma! Oh, ed è biondo o bruno? Ti ho detto che è bello, vuol dire che è moro e riccio, no? Vuoi vedere il ritratto d'Osvaldo? Oh, volentieri, molto volentieri. Ecco qua. L'immagine degli uomo con 30 anni di meno. Beh, adesso è proprio come se l'avessi visto, sì. E basti sapere che per strada le donne gli fischiano. E a suo figlio piacciono le donne, vero? Altro che. Ma Osvaldo mio è troppo buono, le donne si sono sempre approfittate di lui. E com'è che così troppo buono non è ancora sposato? Culo! Prego? Culo, fortuna, insomma. E tu com'è che non ti sei ancora sposata? Culo? No, figlietta mia. Nel caso tuo è scarogna. Le donne si devono sposare. Signora, ma a parte queste idee così progressiste, con chi dovrebbero sposarsi, visto che gli uomini non devono prendere moglie? Scusa, se uno va a teatro che fa? Paga il biglietto. Metti che lo fanno entrare gratis. Gli fanno vedere lo spettacolo e quando sorte gli chiedono i soldi. E quello quando paga, ormai ha visto tutto, Così è l'amore. Sì, vabbè, ma i tempi sono un po' cambiati, I tempi sì, ma l'omini no. Scusa, io devo andare a girare il sugo, figlietta mia. Sì. E il sugo non si deve mai lasciare solo, se no s'attacca. Mio figlio rientrerà a momenti, guai se non trova pronto. Sì, sì, ha ragione, signora, anche me mi stanno aspettando al coso, là, come si chiama, al giornale dove scrivo. Non aspetti mio figlio per intervistarlo. Beh, ma tanto mi ha già detto tutto lei, va bene così, signora, grazie ancora. Arrivederci, E grazie per questa conversazione così istruttiva. Arrivederci, grazie, signora, arrivederci. Arrivederci. Rosselli Teodolinda, lo sapevo io che mi aveva dato un nome falso. E qui che ha fatto? Che la possi? Ha preso una fotografia. Bello di mamma. Ciao, ma. Ho visto una per scale. Mi è sembrata uscita da casa nostra. La giornalista dice che voleva intervistare, poi ci ha ripensato. Ma gli deve mancare qualche rotella. Mica male, però. No, no, buona. Buona e buciarda. Mi ha dato un nome falso. E tu che ne sai? Io ho fregato la patente da dentro la borsetta. Si chiama Rosselli Teodolinda. Ma mo che fai, frughi? E lei frega. Ha fregato una fotografia tua qui dall'album.
Ha rubato una foto mia? Sì. Quale? Quella che sto con lo smoking? No, stai nudo. Eh? Nudo su una pelle di capra panza in giù. Ah. C'avevi 8 mesi, quando hai vinto il concorso dei pupi belli. Ma non ti sembra strano, ma? Strano, a me mi pare una gabbia dei matti. Oh, quando la vedi, fatela dare. La fotografia. E ti dice che voglio rincontrarla, se neanche la conosco. Rosselli Teodolinda, via delle Querce 16. Ma chi ti dice che le voglio telefonare, scusa? Non te conoscessi. Osvaldo. Menicucci. Capelli ricci, occhi goderecci, splendidi bombacci. Sì, vengo. Ti devo parlare, Teo. È una cosa molto personale, ci ho riflettuto a lungo. E io ti ascolterò a lungo. Tu non puoi più vivere qui da sola. Ah. No, hai bisogno di qualcuno vicino a te, qualcuno che abbia cura di te. Vedi, nonostante l'enormità di quello che hai fatto, anzi, proprio perché lo hai fatto, io penso che tu sia la donna più cara e più... Menicucci! Quello è lui, nega se puoi! Beh, è venuto bene, non trovi? Mi hai mentito. Perché l'hai fatto? Qual era il tuo scopo? Gianni, ma io ho già raggiunto il mio scopo. Adesso so che il padre di mio figlio è un uomo. Perché cosa credevi, scusa? Voglio dire, un uomo normale e anche molto attraente, guarda lì. E poi sai una cosa? Ah. Gli piacciono le donne. Bella scoperta, si sa che agli uomini piacciono le donne e... Inoltre anche la signora Menicucci è molto simpatica. Ah, è sposato. Ma figurati, Osvaldo mio non si sposerà mai. Perché? Che cos'ha? Culo. Allora, la signora Menicucci chi è? È la mamma. Ah, perché hai conosciuto anche la mamma? Beh, i nonni sono importanti, si sa. Oddio. Comunque ho dato nome falso, sai, così Osvaldo non mi rintraccerà mai. Ti dispiace rispondere al telefono? Chi è dentro lì al coso? Sì? Chi è? Osvaldo. Osvaldo? Menicucci. Buonasera, signor Menicucci. Scusi, ma come ha fatto a rintracciarmi? Caspita! Dice che ho perduto la patente a casa di sua madre. E come hai fatto a perderla? Ah, già. Ma come avrò fatto mai a perderla? Scusi, un attimo solo, scusi. Dice che me lo dirà questa sera a cena quando me la restituirà. No, niente cena, fatela spedire. Scusi, non potrebbe spedirmela? Dice che se me la spedisce la cena si fredda. Ha. La ringrazio molto, signor Menicucci, sa, ma io ho già un impegno per cena, sì. E, comunque, grazie da... Beh, certo, se preferisce Osvaldo, perché no? Addio. Giusto, addio. E vado a mettermi qualcosa addosso. Ma hai già qualcosa addosso, Teo? Qualcosa per uscire, intendevo. Ottima idea, ti porto dove ti pare. Ah no, scusa Gianni, ma viene a prendermi Osvaldo. Scusa, ma non gli avevi detto che avevi già un impegno per cena? Sì, ma lui viene a prendermi alle 11. Alle 11, come tutti sanno, è dopo cena. Che essere impossibile, che fonte inesauribile di guai. Ma in fondo, ripensandoci, mi sento più colpevole di lei. Da quando le ho svelato quel nome sciagurato, mi sono fatto complice, l'ho messa nei pasticci. Osvaldo!
Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Menicucci è un nome proprio romano? Sì, è molto antico. Io non lo dico mai perché mi sembrerebbe una ridicola vanteria, ma i Menicucci sono nobili. Nobili con due B. Mio padre era conte, ma ormai... Ma come ormai? Ma guardi che anche oggi non guasta, sa, essere nipotino di un conte. Figlio, voleva dire. Eh beh, sì, certo, figlio, nipote, insomma, pensavo anche un po' agli avi, sa. Prego, si accomodi. Su leopardato? Mi parli un po' di suo padre, il conte. Mio padre? Ah, un uomo affascinante, un signore. Ma non sarebbe meglio che ci dessimo del tu? Se preferisci. Io sì. E anche tu scommetto, visto che hai fatto di tutto per conoscermi. No, io veramente... Dai, non no. Sentirti in imbarazzo. Io adoro le donne come te, che hanno spirito di iniziativa, che così hanno il coraggio di seguire i propri impulsi. Cosa c'è lì? No. Che? Qua, un po' di polvere. Forse. Foglia. Grazie. Mi dicevi che tuo padre è un uomo affascinante. Era, è morto da tanto tempo. Morto? Eh sì, poveretto, soli 38 anni. Ma è terribile. Eh sì, una tragedia, guarda, io mi ricordo mia madre, poveretta. E di che malattia è morto? Non sarà mica ereditaria. No, papà è andato sotto un treno. E meno male, che sollievo. Scusa, perché meno male che sollievo? No, voglio dire, insomma, ecco, se non altro il povero uomo non ha sofferto, vero? Insomma, sotto un treno. Appunto. Ma a che serve parlare di queste malinconie? Siamo qui per conoscerci e conosciamoci. Oh no, per carità, scusa, ho le vampate, devo stare bella larga. Oh, Osvaldo, parlami un po' di te. Ok. E cosa vuoi sapere di me, curiosona? Tu, da piccolo, che malattia hai avuto? Malattia avuto da piccolo? Morbillo, orecchioni, le solite. Ma perché? Beh, per regolarmi quando sarà il momento. Momento? Che momento? Il momento giusto. Ah, il momento giusto, certo. Champagne? Ullala, champagne, sì. Sono un uomo organizzato io. Vedo, vedo. Prego. Grazie. Pochissimo. Ullala, eccoci qui. E voilà. E non allargarti troppo. Osvaldo? E tu sei sempre stato bruno? No, perché sai che ci sono dei bambini che nascono biondi e poi col passare degli anni scuriscono. Tu com'eri, Osvaldo, appena nato? Ero calvo. Oh, un pelatino, che amore, cin cin. Vuoi favorire? No, eh? E beh, fai male. Contro le delusioni non c'è niente di meglio di una bella sbronza e di una bella ragazza. Tu non è che per caso conosci una ragazza, no? Pazienza. Ci accontenteremo della sbronza. Certo, se mi chiamassi Menicucci sarebbe più facile, eh? A un individuo del genere che gli ci vuole a rimediare una bella sventola? Un attimo. Basta fare così con le dita. Ciao. Che c'è di strano? Un miracoletto? Indovina chi sono? Un miraggio? Mi chiamo Samantha, con l'H, eh? Samantha? Io mi chiamo... Gianni, lo so. Però senza H. Ah, simpatico, lo sapevo. E che altro sai di me? Che sei un birbante, che conosci un mucchio di ragazze e che le tue festicciole sono roba da urlo, specie quelle al buio, buio pesto.
Dovevo capirlo, ha sbagliato persona. Su, dai, non fare il modesto. Teo è amica mia e mi ha raccontato tutto di te e della tua vita. Tutto? Mm-hmm. E beh, ma ci saranno voluti almeno 8 secondi. Bevi qualcosa, eh? Quello che bevi tu? Visto che Teo non è in casa, mi sono detta, e se suonassi da Gianni, un vero colpo di fortuna trovarti a casa solo, solo. Non deve capitarti spesso, vero? Beh, ogni tanto il riposo del guerriero. Vuoi che torni un'altra volta? No, no. Sai il tuo giorno di riposo? Mio, del guerriero, io sono riposatissimo, eh. E come mai tieni la luce accesa? Per vederci. Ah, ecco. Non è perché non sono il tuo tipo, vero? Sei, sei. Meno male. Non pensavo che Teo avesse amiche come te. E neanch'io che avessi amici come te. Sai, tante cose non sapevo di Teo sino a ieri. E neppure che fosse incinta. L'avevo proprio sottovalutata. Anch'io. Dimmi una cosa. Samantha con l'H. Mettiamo il caso che tu volessi avere un bambino. Cosa faresti? L'amore. L'amore? Sì. Faresti l'amore? Sì, 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 sì. Ma è un'idea tua, voglio dire, ci sei arrivata da sola o te l'ha suggerito qualcuno? Beh, ma tutti lo sanno, no? Io quando vorrò un bambino smetterò di prendere la pillola, andrò a letto con un uomo che mi piace e ci farò zighi zighi 1, 2, 3, 10 volte finché, zac, non resterò incinta. Sei un genio. Ma perché, c'è un altro modo di fare i bambini? Naturalmente, artificialmente. Che? Voglio dire, naturale, c'è l'inseminazione artificiale. E in che consiste il divertimento? Sai cosa mi piace soprattutto di te? Sì? Il cervello. Oh, tu sì che sai dire cose molto carine a una ragazza. Credo proprio che ora ti darò un bacino. Un altro bacino come questo e ti chiederò di sposarmi? Prima fidanziamoci un pochino, vuoi? Ottima idea! E che cosa si fa per festeggiare il fidanzamento? Se è un sogno, non svegliatemi, eh! Voilà! Ah. Mi fai vedere dove è la tua camera? Sì, è là. Andiamo? No, 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 no. Aspetta, prima voglio farmi una doccia fredda. Devo essere perfettamente lucido. E va bene. Vuol dire che ti aspetto a letto. A letto? Giusto, a letto. Che c'è di meglio per un primo appuntamento? E basta, ma quanto bevi? Ma sai che è deleterio per i bambini aver genitori che bevono? Non ne dubito. Ma a noi che ce ne frega? Voglio dire, dobbiamo festeggiare. E festeggiamo, no? Sì, certo. Un altro goccettino? No, grazie, no, sono astemia, grazie. No, eh? No. Ti dispiace allora se bevo io? Ma figurati. L'importante, Osvaldo, è che tu non abbia bevuto troppo in passato. In futuro per me puoi anche diventare un alcolista, sai. Anzi, bevi pure se ti fa piacere. Bevi? Adesso non ne ho più voglia. E dove eravamo rimasti? Veramente non avevamo ancora cominciato, ma volendo. Ah, sì, 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 ecco, le giovani marmotte. Che marmotte? Beh, quando tu avevi 12 anni e andavi in campeggio, eri un bambino socievole. Che facevi di bello, Osvaldo? Insidiavo la virtù delle coccinelle. Senti, basta, Teo. Ma non ti sei stancata di parlare della mia infanzia? Beh, io sì. D'accordo, riposiamoci un po'. Oh, finalmente. Però continuiamo dopo, eh? Sì, dopo, dopo. Vieni qua, vieni qua, ti permetto di baciare. Ma no, no, non voglio, scusa, anzi, scendi. Oddio, che succede? Vieni qua, bella. Guarda, guarda che bello pardone, guarda. Lasciami stare, Osvaldo, Osvaldo, smettila. Osvaldo, ma...
Stai fermo! Osvaldo! Oddio, mamma! Scusa, forse ho esagerato. Ma sei matta? Scusa, non volevo era... Prima cerchi, me bracchi, provochi e poi vieni pure. Non volevo... Ma vattene via, sparisci. Ma come mi lasci qui da sola, Osvaldo? Osvaldo, e se incontro un delinquente? Poveraccio, pregherò per lui. Osvaldo, ho paura io. Osvaldo, ho paura. Sembrava l'ideale, perfetto, sembrava il padre adatto per il figlio che aspetto, così solare, così dotato, e invece il più volgare che abbia conosciuto, come se fosse un mostro, come se fosse un brito. Osvaldo mi conferma nella convinzione che l'uomo ti delude per vocazione, più donne ha conquistate più si può vantare e più considera l'amore, come se fosse un hobby, sì, come se fosse uno sport, come se il sentimento fosse da escludere dall'argomento. È inutile sperare, sono dei megalomani, io vorrei proprio sapere a che servono gli uomini. A che servono gli uomini? Cravatte, giacche e pantaloni, che si muovono e parlano, ma senza autentiche emozioni. A che servono gli uomini? Ho visto in giro tante imitazioni. Aia, che c'è? Anche il tacco si doveva rompere, ma che serata sfigata. No, non mi sbaglio, di bene in meglio, gli uomini non servono, a parte qualche piccolo dettaglio, lo chiama dettaglio. Sarà che sono io che sono tutta sbagliata, o la vita che è complicata, eppure lo sapevo, l'ho sempre detto, che l'uomo non ha gusto, non ha tanto. Come se fosse giusto, aia, come se fosse scritto. Ammetto che anche colpa dell'educazione, ma io che come mamma sono un'eccezione, il mio bambino, ve lo giuro, lo faccio diventare un uomo vero. Oggi gli uomini, tutti gli uomini, sono uguali, tali e quali. E più che uomini, sono pazzini, strani animali. È meglio farne senza, meglio restare autonomi. Io vorrei proprio sapere a che servono gli uomini. A che servono gli uomini? Cravatte, giacche e pantaloni. Che si muovono e parlano, ma senza autentiche emozioni. A che servono gli uomini? A che servono gli uomini? A che servono gli uomini? Ho visto in giro tante imitazioni, ma un uomo vero mai. Ho visto in giro tante imitazioni, un uomo vero no. Davvero? No. No! Gianni, avevi ragione tu in tutto, sono stata una scema. No, non dire così, non... Una scema. Non è il caso. Tu sì che sei buono come un... Ciao Ciccio, la sede nostri. Ma Gianni... Porca Eva! No, Samantha! Sei peggio di Menicucci. No! Non è vero! Sentiamo. Per quanto mi riguardo, ho già sentito tutto, ho visto tutto. Che vergogna! Lo giuro, di sicuro sono un incompreso. Si tratta di un equivoco, di un malinteso. Ero un po' brillo, ero un po' stanco, ed una volta tanto non andavo in bianco. Come se fosse tonto, come se fosse santo. In fondo è tutta colpa della timidezza, non è amoralità, non è fregolatezza. Non ho saputo rifiutare, e poi è stata quella a incominciare. Oggi gli uomini, tutti gli uomini, sono uguali, tali e quali. Testa vuota, sangue caldo, tanto Gianni quanto Osvaldo. No, non scherziamo. Sentiamo. Per quanto mi riguarda io non sto scherzando, mi difendo. Esagerata.
È vero, sono stato un po' aggressivo, ma c'è una spiegazione, non la conoscevo. A parte che anche lei non ha scherzato affatto, lo ammetto, ho sbagliato tutto. Come se fosse buono, come se fosse afflitto. In fondo il mio sistema è alquanto audace, in genere alle donne non dispiace. Vuol dire che con Teo cambio strategia, così anche lei cambia idea. Oggi gli uomini, tutti gli uomini sono uguali, tali e quali. E più che uomini sono passibili, strani animali. Uomo vuol dire zero, non trovo altri sinonimi. Io vorrei proprio sapere a che servono gli uomini. A che servono gli uomini? Cravatte, giacche e pantaloni. Che si muovono e ballano, ma senza autentiche emozioni. A che servono gli uomini? Ho visto in giro da. Cravatte, giacche e pantaloni, che si muovono e parlano, che danno attenti, che emozioni. A che servono gli uomini? A che servono gli uomini? A che servono gli uomini? Ho visto in giro tante imitazioni, ma un uomo vero mai. Ho visto in giro tante imitazioni, un uomo vero no. Ho visto in giro tante imitazioni, un uomo vero no. Tante imitazioni, un uomo vero no. Davvero? No. Ha visto in giro tante imitazioni, un uomo vero no. A che servono gli uomini? Ha visto in giro tante imitazioni, un uomo vero no. A che servono gli uomini? Ha visto in giro tante imitazioni, un uomo vero no. Guarda, oh. 10 chilometri a piedi, 10 chilometri, disgraziato, mamma mia. E vabbè, insomma, se vengo, che devo fare? Sei meravigliosa. E tu no. Sei un essere ammirevole. E tu spregevole. Sì, ancora, infierisci, insisti, insulto, mi dici, ancora fammi male, puniscimi, cacciami via. E non ce la faccio, Osvaldo, mi hai bloccato il braccio, sei più forte. No, ma più forte sei tu, forte, dritta, imprendibile, come una spada senza leisa. Ma come parli? Mi sembri Gasman. Ma che ti sei impazzito, le sì, spade, le impazzito elze. Di gioia, Teo. Teo, sì. Perdonami, io volevo metterti alla prova. Vedi, mi sembrava impossibile che una donna potesse essere come te, bella, libera, intelligente, ma anche profondamente per bene. Vorresti per caso farmi credere che è stato tutto un... Un trucco. Sì, un trucco per metterti alla prova. Ma devi capirmi, sei entrata nella mia vita in un modo così strano. Ed è per questo che mi hai fatto fare 10 chilometri a piedi di notte nel mio stato? Che stato? Pontificio. Tutte le mura vaticane mi sono fatta a piedi e con un tacco rotto. Poverina, ma sì. Io sono tornato indietro subito. Ho girato come un pazzo, ma non c'eri più. Allora ho pensato che fossi tornata a casa, che ti avessero dato un passaggio. Mi sono bastati quelli che ti sei preso tu. Scusami, piccola. Che? Oh, che? Ma oh. Chi, piccola? Chi ha detto piccola? No, ho detto scusami, Teo. Scusami, Teo. Va bene. Che stupido. Dovevo capirlo subito che non c'era bisogno di trucchi con te. Che tu sei diversa da tutte. Vorresti farmi credere che tu in genere con le donne non ti comporti come questa sera, come... Un bruto? Vuoi dire? Insomma... No, cara, no. E quando tu mi hai dato quella bottigliata in testa con tanta energia, una gioia profonda mi ha invaso. Eccola, mi sono detto, è lei la donna che cercavo. Osvaldo, ma tu hai un bernoccolo sulla fronte. Ah, una sciocchezza. Siediti un attimo. Ma no, meglio di no. Ti prego, il tempo di prepararti un impacco col ghiaccio. Ma no, non è niente. Vado e vengo. Vai, alla grande, è tua, bravissimo, stupendo. Samantha, il folletto che ti incanta. Hai capito?
Questo che è? Oh! Ah, questo sono io! Ma allora, ti interesso davvero? Non puoi sapere quanto, Osvaldo. Vedi, scoprire che c'è del buono in te, che non sei un uomo volgare, che sei capace di chiedere scusa, è così rassicurante per me. Vedi, Osvaldo, io credo nell'ereditarietà. Anch'io ci credo, non vedo il nesso, ma se ci credi tu ci credo. Ai, oddio, mamma. Male? Insomma, appena finito, ecco. Come vorrei che questi fiori vivessero il più a lungo possibile. Così quando li guarderai, penserai un poco a questo povero stupido che ha sciupato un'occasione stupenda. Tu vorresti venire a letto con me? No. No. Vorrei molto, molto di più. Vorrei che tu mi amassi un pochino. E che venissi a letto con te? Se fosse. Fare l'amore non è un peccato. Ah no, sono d'accordo. Soprattutto se è fatto con amore. Ancora meglio. Vieni qua. Cosa dai, succede? Bando, no, smettila, Osvaldo. Osvaldo, smettila. Osvaldo, non insistere così. Perché fai così, Osvaldo? Non ho neanche una bottiglia sto giro, Osvaldo. Ma insomma, Osvaldo! Sì, ecco, presente. Io voglio metterti alla prova, no? Più che giusto. E facciamo un'ipotesi. Facciamola. Ecco, metti che io restassi incinta. Stai tranquilla, sono un esperto. Con me le donne non corrono rischi. Beh, ma se succedesse, Osvaldo, un'ipotesi? Se succedesse... Diciamo che non sarebbe la fine del mondo. Davvero? Non ti sentiresti in trappola? Non mi odieresti? Odiarti io? Teo, ma io sono pazzo di te. Anzi, lo sai che ti dico? Sarai contento. Ma sì, contentissimo. Anche a me piacciono i bambini. Un cucciolotto da spupazzare. Mi divertirebbe perfino. Ma certo, certo, perché no? Lo potresti venire a prendere di tanto in tanto e portarlo fuori. Sarebbe come il figlio di una coppia di separati. Non si sentirebbe diverso, vero Osvaldo? Sai che sei un po' strana certe volte? Osvaldo, tu sei sincero con me? Guarda che è proprio importante. Io sincerissimo. Oh no, per carità, ho dimenticato di dirti che non dobbiamo far l'amore, io e te. Ah no? No. E perché? E perché non servirebbe. Come? Mi spiego meglio. Ecco, voglio dire, se tu fossi un fornaio, metteresti nel forno del pane già cotto? Ah, io sì. Ma sarebbe superfluo. Il superfluo per me... è necessario. Beh, ma non in questo caso, Osvaldo, e te lo dimostrerò. Osvaldo? 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 Cos'hai fatto il 2 aprile scorso? Che è sempre il giochetto di prima della... Il 2 aprile? Non mi ricordo, signor commissario. Ma fai uno sforzino. Il 2 aprile? E chi si ricorda? Aspetta, un sacco di impegni, fammi vedere qua. Se ah, che bravo, l'agenda. No, scusa, questa è una cosa privata, un per attimo carità. Di... 2 aprile, ecco, venerdì, ore 10 Sarto, ore 12 Salone Auto, aperitivo al baretto, ore 14 colazione al circolo, riposino dalle 16 alle 20, auto nuova con Monique, una cliente, volevo provarla, l'auto, istituto RG, cena da Lola, zia Lola, da tanto tempo non la vedevo. Sì, allora. No, è l'altro, istituto RG, che cos'è? Niente, una cosa che ho fatto una volta, una cosa curiosa, ma preferisco non parlarne. Oh, ti prego, Osvaldo. Ma niente, una donazione che ho fatto a questo istituto di ricerche. Genetiche, si occupano di fecondazione artificiale. Sì, ma tu che ne sai?
E beh, dopo ti spiego. Comunque hai fatto benissimo. Sì, effettivamente è stato un impulso generoso, perché credo che contribuire al miglioramento della razza umana sia un dovere per uno come me, del mio tipo, dico. È troppo giusto, sì. Come mi piaci. Come mi piaci! Anche tu, Osvaldo, e finalmente posso dirtelo! Sì, dimmi tutto, dimmi tutto! Osvaldo, aspetto un bambino! Brava, brava! Che hai detto? Sono incinta. Non si vede niente. E beh, da 2 mesi mi vesto di nero, sempre le sciarpe, i ciaffi. Evidentemente eri molto innamorata. Ah no, proprio per niente. Ah, no. No. E con questo? Sei una donna libera, padrona della tua vita. Brava, approvo. Anzi, lo sai che così mi piaci pure un po' di più. Devi sapere che il padre del bambino è No. Zitta, non sei tenuta a dirmelo. Anzi, proprio non lo voglio sapere. Ha superato la prova? Ma io voglio dirtelo, Osvaldo. E adesso che sono sicura di te, so che posso farlo. E va bene. Se proprio ci tieni tanto a dirmi con chi vai a letto. Ma allora non hai capito niente? No. Con nessuno? Senti, tesoro, sono passati 2000 anni da che una ragazza è rimasta incinta senza la collaborazione di un uomo. Ora, io sono aperto di idee, ma con me non devi mentire. Se me lo vuoi dire, dimmelo, e se no... Sei tu, RG, ricerche genetiche. Io volevo un figlio e così ho fatto l'inseminazione artificiale. Guarda, Osvaldo, ho tenuto la targhetta per ricordo, la numero 119, la tua, Osvaldo. Hai capito adesso? Io e te aspettiamo un bambino, il cucciolotto da spupazzare. C'è già! Osvaldo, di qualcosa. L'avete incastrato. L'avete incastrato. 20 anni di salti mortali per essere incastrato così da una che nemmeno ho toccato. Sei una ricattatrice. No. Sì, no, ma che cosa credi? Io non ci casco. Io vi faccio causa a te, quel maledetto istituto! Osvaldo, ma tu mi hai detto che ti piacciono i bambini, e allora ho io detto, ho pensato... Io. Tu, eravamo che mi piacciono sentiti, a me i bambini, i bambini, sì, eravamo... non pensa niente! No, Osvaldo, eravamo lì sentiti, guarda che ti piacciono i bambini, senti, i cucciolotti... Io... Parola di Osvaldo Menicucci! I fiori! Teo, ma quello non era... Teo? Oddio! Gliel'ha detto! Grazie per non avermi detto, te l'avevo detto. Sei generoso, Gianni. No, sono lento. Te l'avrei detto tra un secondo. Oddio. In che guaio ti ho messo, Gianni mio, che guaio. Dovresti farmi nero anche l'altro occhio. Su, tranquilla, tranquilla. Tranquilla, tu non sai cosa ha detto Osvaldo. Ha detto
Io ve faccio causate e a quel maledetto istituto parola lo sbardo Menicucci. Hai sentito? No, però lo sapevo sin dal principio che questa storia sarebbe finita in questo modo. E rischi di perdere il tuo lavoro. Lo so. E come vivrai, Gianni? Ah, non c'è problema, mi manterrà lo Stato. Vitto e alloggio sono gratis in galera. In galera? È possibile? La violazione del segreto professionale è probabile? No. Io devo fare qualcosa. Per l'amor del cielo, un'altra iniziativa delle tue e mi danno l'ergastolo. Non capisci? Se io non riesco a parlare con Osvaldo, rischio di finire dentro anch'io. E il mio bambino nascerà in prigione. Vedrà la luce a scacchi. Oddio mio, così piccolo e già galeotto, con la sua camiciola a strisce, nutrito a pappa e acqua. Dio mio, ti prego, Gianni, fammi parlare con Osvaldo. Io devo parlare con Osvaldo. È inutile. Lui non potrà mai capire. Per un individuo del genere, la spiegazione più logica del tuo gesto è appropriazione indebita a scopo di ricatto. Ecco. Io non ho mai voluto ricattarlo, questo deve saperlo, eh. Inoltre deve anche sapere che non vedrà mai più né me né il bambino. Che è suo. Che è mio. Ma è anche suo. Ma lo vuoi capire che non puoi costringere un uomo a diventare padre se non vuole? Insomma, allora secondo te Osvaldo ha ragione? Eh sì. Beh, allora è proprio un mascalzone, eh? Tranquillizzati, Teo, poi. Le cose si sistemeranno, vedrai. E come? Un'amnistia? No, ma tu guarda, ma che pazza che sono stata, che pazza. Se potessi tornare indietro adesso non mi troverei in questo mare di guai. Beh, certo, se il bambino non ci fosse. Cosa? Mi stai forse consigliando di mandarlo a monte? Ma se sei stata tu che hai detto non avrei dovuto farlo e... Ma che c'entra? Io intendevo dire non avrei mai dovuto dire la verità ad Osvaldo, eh. Scusami, Teo, ho frainteso, scusa. Scusa, qui mi sembra un po' tardi per le scuse, eh. E poi guarda, è tutta colpa tua. Tu non avresti mai dovuto rivelarmi il nome di Menicucci, ecco. Sì, d'accordo, è tutta colpa mia. No, d'accordo, tutta mia. Pochino. Senti, Teo... Teo, sarai stanca, eh? Hai bisogno di riposarti. Facciamo una cosa, eh? Per stasera dimenticati di Menicucci, promesso? Sì, ti accompagno? Buonanotte, Gianni. Buonanotte, grazie. No, volevo dirti sì. Buonanotte, Gianni. Buonanotte, grazie. Teo. No, volevo buonanotte, anche... Osvaldo! Alla buon'ora! Ma non ci vai al salone oggi? Ho passato una nottataccia. Si vede. Vuoi il caffè o passi direttamente agli spaghetti? No, non c'ho fame. Oddio! Non c'hai fame! Se vuoi sapere che ti è successo? C'è sta una che mi vuole incastrare. E nova questa! Fai come hai fatto tutte le altre volte, sei maestro, svigola, no? Sì, ma questa è incinta. Oli mortelli! Ma non ce potevi, sta attento! Non l'ho manco toccata questa! E allora, se il pupo non è tuo, chi se ne? Ma è mio. Non ho capito bene, ripeti e sii più chiaro. Non è facile, ma... Tu la conosci l'inseminazione artificiale? No, non mi intendo di giardinaggio. Buonasera. Ma non le leggi i giornali? L'inseminazione artificiale serve a fecondare le donne, non i vasi dei fiori. Sì, sì, sì. Mi pare di aver letto qualche cosa su Famiglia Cristiana. Ah, E che diceva? E se mi ricordo bene era contraria, eh. E c'aveva ragione, c'aveva. Vabbè, ma che c'entra questo col fatto dell'incastro tuo? C'entra. Tempo fa io ho fatto una donazione. Bravo, quanto hai dato? Che sta a di? Ma che sta a di te? Mi pare imbriaco stamattina. Ma mica una donazione in denaro. Stavo parlando di inseminazione artificiale. E io... Brutto sfacciatone imputico. Ma come? Se fanno ste cose? No, se fanno. Volevo contribuire al miglioramento della razza umana. Mannaggia a me.
È che io sono troppo buono, no, ecco sì, che. Sì, sì, buono e frescone. Lo sai che uscita la merce non si ammettono reclami? Vai, continua. Tu ti ricordi quella che è venuta a casa nostra con la scusa dell'intervista? Teodolinda, la bugiardona. Brava, quella si è fregata la provetta mia. Che bugiardo e ladro. E si è messa incinta da sola. Ma come? Una ragazza invece di cercare di fare senza ingravidasse. Cerca di ingravidarsi senza fa. No. Come gli antichi, mangiava la goccia e buttava i figli. Già, solo che questa l'ha fatto con lo scopo di rovinarmi. Questa me se va a sposare, te lo dico io. Amore mio, ha fatto i conti senza mamma tua, amore. Che tempi, oh. Se rubano di tutto, sa. Che vai a morire, vai, gioioso, vai. Gioioso, te dico. Tanto mi incastrano, sa. Mi chiamo Padovan, sono un amico di Teo. Bel coraggio prendersela con una donna. Se proprio doveva picchiare qualcuno, poteva picchiare me. Ecco, ma non si può fare un favore? Ma che te sei impazzito? Io? Io mi sono impazzito? Io sono l'unico sano de mente. Questi sono pazzi, vedi, pazzi criminali. Ma io li distruggo. Anzi, lo sai che faccio? Mo me vesto e vado subito dall'avvocato. Dio. Che è stato? Un tir? No, mio, come ti senti, giovano? Bene, bene, adesso bene. Me vuoi spiegare che c'entri te con sto fatto della semina innaturale? A lei è al corrente. Beh, ecco, in un certo senso io sono quello che ha procurato a Teo il seme. Lo spacciatore! No, io sono uno studioso. Era meglio se restavi analfabeta. La prego, signora, ci aiuti. Teo è una così brava persona, non vuole niente da suo figlio, eh? Poverina è disperata. Vedesse in che stato è? È stato interessante, ho capito. Ho paura che possa commettere una sciocchezza. Tanto ne ha fatte poche, una più, una meno. E poi non ti scordare che qui la vittima vera è Osvaldo mio. Ma te pare che può riconoscere... È il figlio di una che nemmeno conosce. E magari sposassela. Ma chi? Osvaldo. Ma questo è un caso speciale. A lei non piacerebbe diventare nonna? Ma di chi? De una provetta? No, io non sono nonna come Osvaldo non è padre. Un figlio è di chi l'ha voluto e chi gli vuol bene. E adesso chi è? Buongiorno, signor. Teo, che ci fai qui? Tu! Io chiamo il 113. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Teodolino, ma perché hai fatto sta pazzia? Ma volevo un figlio, signore. E beh, non potevi seguire la prassi normale. E come? Ma come abbiamo fatto tutti, no? Con uomo. Ma non ci sono più uomini, solo facsimili. Non ho capito bene. Ho capito io. Allude a me, allude. Allude a lui. Allude a quelli che non sanno amare. Senti chi parla. Mettitelo bene in testa, tu. Lo deciderò io il giorno in cui varrò un figlio. E quel giorno sarà il 30 di febbraio. E oggi, è chiaro? Il tuo 30 di febbraio. Sono venuta per dirvi che il bambino non c'è più. Teo, che cosa hai fatto? L'ha mandata a monte. No! Sì, sì, questa mattina presto. Ale, oh, Ale, oh. Finalmente una decisione sensata. Ma è vero? Certo. Quando ho capito come sei ho avuto paura... Paura di mettere al mondo un mostro. Oh, a mostro! Mostro, signora, lei ha visto Rosemary Baby? Io no. Pazienza. È tutta colpa tua, Osvaldo. Tu col tuo comportamento cinico e brutale che mi hai costretto a rinunciare al bambino. Infanticida! Addio! Non mi vedrete mai più. Teo! Mamma? Mamma, allora sti spaghetti, forza un po' va, che mi è venuta una fame. Osva, che sentimentale che sei! Teo! Teo! Teo, ti devo parlare. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta, ci sono cascati tutti come degli... allocchi. Ci sono cascati come degli allocchi. Ma perché tu vuoi dire che non hai, come dire... Non... E andiamo, Gianni.
Ci sono cascati come degli allocchi, eh? Eh già, perché tu no, eh? Io? Sì. Sono stata brava? Tu sei l'unica donna capace di mentire anche quando dice le bugie. Ma che stupido che sono stato. Tu l'hai fatto per me, eh? Beh, io l'ho fatto anche per te, ma soprattutto per me e per il bambino. Beh, torniamo a casa. Le delusioni si superano meglio in due e noi forse, chissà... No, Gianni, io devo proprio star sola. Addio. Teo. Teo. Devo stare sola. Devo stare sola. Io mi sento solo. Io mi sento solo. Io mi sento solo. Io mi sento solo. Io mi alzo al mattino e nessuno mi dà il buongiorno. La malinconia è una strada senza ritorno. Basterebbe una parola, una mano sulla spalla. Chi dice che da soli si sta bene, dice una grande balla. Io mi sento solo. Io mi sento solo. Io sto bene sola. Io sto bene sola. Penso sempre al bambino, anche se guardo la televisione. Alla televisione il programma lo sceglie il cane. Sogno sempre il bambino e passo proprio delle belle notti. Difficile e facile star soli e tenersi stretti. Si sta male soli. Si sta bene soli. Si sta male soli. Si sta bene soli. Si sta male soli. Si sta bene. Oggi sono 2 mesi esatti che non mi parla. Lo so, Jung. Ne abbiamo parlato 1000 volte, ma... ma devi avere pazienza, eh? È il mio unico interlocutore. Le telefono, butta giù. Le ho scritto. Mi ha rispedito la lettera chiusa, ma neanche passata sotto la porta. Spedita burocratica per posta. Ho fatto quel buco nell'armadio per tenerla d'occhio, ma la vedo solo quando è in soggiorno. Non mi basta. Non mi basta, che devo fare? Ah. Jung, ma che ci fai qua, bestiola, eh? E da dove sei entrato, piccino? Ah, come, la porta è chiusa, eh? Non posso continuare così. Non posso. A spiarla di nascosto, da un buco. Tanto per vedere se è viva. Io devo parlarle, io voglio aiutarla. Ecco. Sì, lo so, Jung, tu non mi puoi rispondere, come fai? Ma sono certo che mi capisci, eh? Vecchio cane, vecchio cagnone, vecchio cagnone. Bau, 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 bau. Chi ha fatto quel buco? Buco? Che buco? Quel buco nell'armadio, Gianni. Il tarlo del legno. No. Sai che potrei denunciarti per violazione di domicilio? Ma io volevo tenerti d'occhio. Spia! Ma io sono preoccupato per te e se ti sentissi male... Ma io sto benissimo, invece. Ah, stai benissimo, eh? Sì. Sempre chiusa in questo buco, mangi solo surgelati crudi e passi ore e ore e ore a fissare il soffitto, ma tu sei... Il soffitto è mio e lo fisso quanto mi pare, chiaro? E al bambino non ci pensi? Se vuoi che cresca sano devi nutrirti, passeggiare, fare ginnastica. La mia vita riguarda esclusivamente me. No, adesso non più. Un bambino ha bisogno di spazio, ha bisogno di aria, ha bisogno di sole... Tu quante stanze hai, Gianni? Io 3. Perché? Io 2. Un buco, appunto. È per questo che ti dicevo di muoverti, di Che stai facendo? Beh, certo che 5 sarebbe l'ideale, eh? Non ti seguo. Hai naturalmente già notato che i nostri 2 appartamenti sono divisi da questo doppio armadio? Sì, l'ho notato quando ho fatto il buco. Doveva trattarsi prima di un appartamento unico, che poi qualcuno, non so... Perfetto! E noi torniamo alle origini. Cioè? Togliamo l'armadio e uniamo i 2 appartamenti. La mia camera sarà quella del pupo col suo bagno personale. Il soggiorno diventerà la sua stanza per i giochi. Io dormirò nella tua ex camera da letto. Questo resta soggiorno. E nel tuo studio ci farò la mia stanza da disegno. Mi sembra... Perfetto.
scusa, e io e Jung, non ci resta che la cucina. Vabbè, Gianni, vorrà dire che mi sacrificherò io e dormirò col bambino. Grazie. Però hai proprio avuto una bella idea, sai? Chi? E non me l'aspettavo da te tanto spirito di iniziativa. Bravo. Sì. La vita di coppia offre un sacco di vantaggi e noi forse hai visto mai. Beh, insomma, noi coppia così, per modo di dire, no Gianni? Perché io tutto questo lo faccio per il bene del bambino. Me l'hai detto tu stesso che ha bisogno di sole, di aria, di luce. Sì. Però quello che mi riesce molto difficile... insomma, Gianni, io non ho quella cosa che in genere le donne hanno nei confronti di un uomo che poi... Non sei innamorata di me, lo so. E neanch'io di te. E con questo, per vivere in comunità non c'è mica bisogno di fare l'amore, no? Tu prendi i frati. Vivono insieme e che forse si amano. Quasi mai. Vivremo come fratelli. Come fratelli. Come Maria, Giuseppe e il bambino. Sì, e lo Spirito Santo. Io dico così. Sì che si può. Forza Gianni, si può, io si chiudo si e tu spingi. Oggi si può, si può, si può. Spingi, spingi. Vai Gianni, vai, vai. No, sei forte. Dai Gianni, sono bestia tu. Vai, già, vai. Gianni, 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 Gianni. Oggi si può, si può, si può. Oggi si può, si può, si può. Che fatica che ho fatto. Mamma mia. Mi batte il cuore, mi gira la testa, tutto proprio. Io mi siedo un po', Gianni, mi devo preoccupare? Che stai facendo? Vieni. Andiamo, piccino, non c'è pace oggi. Voglio farti ascoltare la canzone più antica del mondo. Il battito cardiaco. Bello, eh? Io non potrei vivere senza. Ma va. Non ti muovere. No. Stai ferma. Lo voglio registrare. Per farne che? Una ninna nanna. Cosa pensi che senta in questo momento il bambino dentro di te? Il rumore del tuo cuore che batte è l'unico suono che lo rassicura. E non bisogna dimenticare che anche lui ha i suoi cazzetti nel suo piccolo, eh? E quando sarà nato e si troverà di colpo scaraventato in mezzo a questo casino, sarà preso dalla nostalgia. E allora io gli farò ascoltare questa musica e vedrai che smetterà di piangere e si addormenterà tranquillo. Solo, solo, nel buio profondo, un bambino chissà che paura, se non fosse che lo rassicura la canzone più antica del mondo. Il cuore che batte gli fa compagnia, rischiara la notte, gli mette allegria, perfino per Mozart, Beethoven e Bach. La prima canzone fu questo tic-tac, la prima canzone fu questo tic-tac. Solo, solo, nel buio profondo, un bambino non sa cosa fare, ma lo aiuta a passare le ore l'orologio più antico del mondo. È perso nel nulla, ma il ritmo del cuore lo ninna, lo culla, gli parla d'amore, perfino per Verdi, Tchaikovsky e Bartok. La prima canzone fu questo tic-toc, la prima canzone fu questo tic-toc. Fermo lì, non ti muovere. Extrasistole, un vecchio disturbo che poi sai... Il cuore che batte gli fa compagnia, rischiara la notte, gli mette allegria. La prima canzone fu questo tic-tuc. Devo trovare una rima con uc.
conosco. Un musicista con una... Perfino per Verdi, Rossini e Gluck. Un'altra. La prima canzone fu questo tic tic. Con tic tic c'è, non... C'è. Io non lo... Certo. Perfino per Dalla, Morandi e i Dic Dic. Adesso a te. La prima canzone fu questo tic tac. Avanti. Oh beh, persino per Gershwin e Gregory Peck. Eh no, Gregory Peck non vale, non è un musicista. Ma che c'entra, anche lui avrà avuto una mamma, no? Giusto. Per tutti, non solo per Mozart e Bach, la prima canzone fu questo tic-tac. Pensare che non volevo andarci a quella festa stasera invece. Però, bella la vita. 2 ore fa non ci conoscevamo nemmeno e adesso eccoci qua. Beh, io però t'avevo già vista, eh? Ah, sì? Cioè, avevo visto un tuo ritratto, Samantha, il folletto che ti incanta. Oh, e dove? Sul giornale? No, a casa di una tizia. Ah, Teo? Sei amico di Teo, vero? Assolutamente no. Oh. L'ho incontrato una volta per sbaglio, ma... Adesso sono alcuni mesi che non la vedo più, per fortuna. Anch'io, sai, non la vedo da tanto tempo. Però mi dispiace, tutto per uno stupido equivoco. Io non sapevo che fosse innamorata di Gianni. Teo è innamorata di Gianni? Mm-hmm. E vedessi come si è arrabbiata quando mi ha pizzicato con lui. Fila pure con quel Gianni. Ma ne sei sicura? Eh sì, pensa che hanno persino unito i loro 2 appartamentini. Ma dai... Che sbaglio! Eh no, invece, è venuta fuori una casa più bella e anche più grande, pare. Senti, non sarei venuta qui per parlarmi tutta la sera di questa, Teo? Eh? No. Non hai altri argomenti? Beh sì, che ce l'ho! Oh, oddio, la sorpresina! Oddio, mamma mia! Oh! Che argomenti! Hai detto che conosci Gianni, vero? Ma allora scommetto che sei tu l'uomo che ha messo incinta Teo. Oh, ma tu che ne sai di questa storia? È solo che l'ultima volta che l'ho vista Teo aspettava un bambino, ma non sapeva bene da chi, perché era buio, buio pesto. Sì, ma guarda che il problema adesso è risolto, perché il bambino non c'è più. No? Ma come? Se lo voleva tanto. Lei è fatta così. Prima vuole una cosa, poi non la vuole più, fa un bambino, poi ci ripensa. Ha osato disfarsi di un figlio mio senza neanche chiedermi il permesso. Ma scalzona. Ma allora tu l'ami? Teo? Io la odio. Per quello che ha fatto al tuo bambino, è vero? Ma no, no. Senti, lasciamo perdere. E poi è una storia troppo complicata per te. E soprattutto è passata, finita, dimenticata. D'accordo, biondina? Sì. Tu sì che mi piaci. Amanda. No, Samantha, con l'H, eh? Samantha. Che poi pensa che il mio è un nome d'arte? Sì, è veramente artistico. Io mi chiamerei Concettina. È meglio Samantha. Vero? Lo diceva sempre anche Teo. Ah, con questa Teo. Ma è stata lei a cambiarmi da Concettina a Samantha. Ah, sì? Sì. E allora preferisco Concettina. Beh, forse... Che ne diresti di bere qualcosa? Buona idea. Champagne? Lo adoro! È un vinello così peccaminoso. Volendo. Adesso tu. Però il destino... Pensa che è la seconda volta che vado a letto con un uomo di Teo. Oh, mi sa che questa non la dovevo dire, vero? No, non importa. Che poi ti giuro che con Gianni non abbiamo combinato niente di niente. Non mi sorprende, è un tale imbranato quel Gianni. Beh, non mi avrei portata qui per parlarmi di Gianni. Non hai altri argomenti?
Ah, fermo! Spengo la luce! Perché? So che al buio ti viene meglio! Cosa c'è, Osvaldo? Non lo so, non capisco. Io pensavo che tu volessi... Anch'io pensavo. Come non voglio? Certo che voglio. Voglio. Ma volere non è mica potere. Ma guarda che hai capito male, eh? Sì, proprio. È che... Lo sai che cosa c'è, Samantha? È che non mi sento tanto in forma. E ho... Samantha? Sì? Ti giuro che è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Anche a me! No, non sarà che mi sono ammalato. Io domani consulto un dottore in grande segreto. Non me lo spiego, non riesco a capire. Se trapelasse mi suiciderei. Però lo giuro che è una brutta figura come questa mai, proprio mai. Mi è capitato come un grande tenore nella romanza della Butterfly, che sull'acuto sbaglia e piglia una stecca. Cile! Cile! Un insuccesso non sapevo cos'era. La mia bandiera l'ho tenuta su, ma da stasera non sarò più sicuro e mi sento giù, molto giù. Mi è capitato come un gran calciatore che lì da solo sta per fare gol. A porta vuota tira ma non ci azzecca. No, io che ero l'amante ideale per le donne, ero Pasqua e Natale, ero la Mecca, ero la Mecca, e ho fatto Cilecca. Lo so che può capitare, ma mi domando perché, proprio a me, forse perché sono un poco esaurito, un filo spompato, magari finito, ma non vorrei che si trattasse d'amore, che ti riduce peggio d'un babbeo. Il sesso è noto che non vuole pensieri, e io pensavo a te, proprio a te. Allora è lei che ti costringe la mente, fino a costringerti alla fedeltà. L'amore è un male, se ti becca, ti becca. Cilecca! È possibile? Io, Osvaldo Menicucci, Cilecca! Un momento che arriviamo. Oh. Posso entrare? Oh, Samantha, che piacere. Vieni. Grazie. Ma com'è che non ti sei fatta più viva? Io, sai, veramente credevo che tu ce l'avessi ancora con me per via di Gianni, allora non volevo... Ma figurati, su, ma Gianni non è mica mio uomo. Ma allora la
aspetti, bambino? Beh, lo sapevi, no? Ma veramente io credevo che tu l'avessi perso. E chi te l'ha detto? Osvaldo. Ah, Osvaldo, eh? Tu conosci anche Osvaldo? Sì, da ieri sera. Però abbiamo solo parlato di te, ti assicuro. Certo. Lui era convinto che tu avessi rinunciato al pupo ed era disperato. Disperato Osvaldo, su, Samantha. Giurami che non gli dirai niente, eh? Ma forse ne sarebbe felice, no? Beh, allora sei proprio ingenua, eh? Vuoi sapere qui com'è andata tutta la storia? Sì. Fammi sedere, va. Ecco, secondo me Osvaldo ha recitato la sceneggiata dell'uomo addolorato per far colpo su di te, no? Raccontandoti le sue pene, sperava solo di portarti a letto. Ah, ma noi eravamo già a letto. Che ti dispiace? E figurati, Osvaldo non è mica il mio uomo. Ecco qua, nessun uomo è mai il tuo, è un po' deprimente. In compenso ogni uomo è sempre il tuo, così la media le salva. Lo vedi che si è arrabbiata con me? No, Samantha, semmai mi dispiace per te. Ma come? Così una bella ragazza che si fa trattare come un trastullo. Vedi, Teo, di solito mi trastullo anch'io. Tantissimo. E vabbè, vuol dire che se questo Osvaldo ti piace proprio tanto, tientelo pure e auguri. No, non credo proprio. Tu sai, vero com'è Osvaldo a letto? Io veramente no. Anche se era buio ti sarei accorta che non è esattamente un sciupafemmine, come diciamo noi a Napoli. Guarda che a me risulta al contrario, eh. Sua madre mi ha detto che per strada tutte le donne gli fischiano dietro. Già, ma non sa perché lo fischiano. Cioè? Guarda, mi dispiace denigrarlo, ma con me ha fatto una figuraccia di quelle proprie. Vuoi dire che eravate a letto con la musica e lo champagne non succedeva? Non faceva che parlare di te. Oddio! Ma allora è un uomo vero? Come vero? No, non mi sembra che... Sì, voglio dire che è un uomo sensibile, con un animo, capace di sentimenti umani. Capisci, Samantha? Sì, certo, ma tu vuoi dire che sei contenta perché Osvaldo non ha zighizzigato con me? Sì, devo proprio ammetterlo, sì. Ah, allora ho ragione io. Tu sei cotta di lui. No, mi dispiace deluderti un'altra volta, Samantha. Io sono felice perché ho scoperto che il padre del mio bambino... è un uomo sensibile. Vedi, Teo, ma io sono sicura che lui ti ama. Ancora con questa storia, Samantha. Insomma, voglio dire, se mi amasse sarebbe venuto a dirlo, no? Che fa uno quando ama? Va lì e dice ti amo. Non è che se ne sta zitto. Vabbè, forse ci vuole un po' di tempo. Ti spiace andare a te alla porta? Io impiego un'ora a arrivarci. Aia. Osvaldo! Samantha! Osvaldo! Teo! Che ti avevo detto? Che ti aveva detto? E che mi aveva detto? Che secondo lei tu saresti innamorato di me, ma sai com'è Samantha, no? Sex è disponibile. E quando uno come me non riesce a combinare niente con una come lei, è perché sta pensando a una come te. Beh, io vi lascio soli. No, sì. Teo, mi vergogno di me. Chissà quanto hai sofferto quando hai dovuto... quando io ti ho costretta... pensavo che fossi una ricattatrice. Che imbecille. Ma è acqua passata, Osvaldo, non ti preoccupare. Ma lo sai che sei strana dietro questo disegno? Perché non lo molli? È fresco. Se lo mollo, sì, rovina tutto. Ah, comunque, mi perdoni? Sì. Ah, grazie, che sei belli. Buona. E adesso che ti ho finalmente capita, vorrei rimediare. Cioè? Conosco un metodo facile e piacevole, forse anche banale, ma collaudatissimo. Un antico sistema per fare bambini che vorrei farti provare. Che vuol dire questo pancione? Dieta mediterranea. Troppa pasta. Ma allora... tu non hai... aspetti ancora! Il bambino, ma certo, Osvaldo, su, ma cosa credevi? Che andiamo. Tu non fossi una ricattatrice, è imbecille! Ma non lo sono, infatti, se tu non fossi venuto qui oggi... a rovinare avresti... te lo schipiani, eh? Non gridare, ma stai attenta, stai attenta che io ti distruggo, eh? Sì, 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 io sì, ti d'accordo. Faccio piangere! D'accordo, non gridare! Parola di Osvaldo Manicucci! I fiori! Sì, sì, continua ancora con le tue sceneggiate, tanto non ci casco più! Avete fatto pace? Teo! Oh, Teo! Uno, tre!
Arrivo! Muore! E il suo assassino sei tu! Assassino? Io? Ma chi muore? Teo, parto prematuro da trauma. 7 mesi. Neanche il bambino si salverà. Ma com'è possibile? Se io... Ti senti al sicuro adesso, eh? Vigliacco, killer, erode! Ma guarda che non è colpa mia! Ah no? E di chi? Prega. Tu prega perché adesso io ti... Che cosa ho fatto? Io credevo che lei... E invece era sincera! Non voleva ricattarti! Ed io... L'ho uccisa! Eodolinda detta Teo, morta di parto in giovane età, disegnatrice di fumetti eccezionale, e anche come donna era al di sopra del normale. Lo era, hai ragione. Oltre ad essere bella, aveva un gran talento. Le ho fatto tanto male e adesso me ne pento. Era una donna meravigliosa e noi due sì, noi due l'abbiamo uccisa. Colpa mia! No, non è vero! Colpa mia! E va bene, d'accordo! Colpa nostra, facciamola finita, buttiamoci giù dalla finestra! Ai, 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 ai! Almeno ti sei liberata da questa vita d'inferno, insieme al tuo bimbo mai nato riposa in eterno. Teodolinda detta Teo, donna sincera, donna vera, senza malizia, senza inganno. Sono sempre le migliori che se ne vanno. Hai lasciato un vuoto tremendo. E dillo a me che di donna me ne intendo. Teodolinda, ti sembrerà strano, ma è la prima volta che mi sono capito con un essere umano. Io, che mi intendevo soltanto con le mucche, per te ho dimenticato le mie paure sciocche. Colpa mia! Ma fammi il piacere! Colpa mia! E va bene, adesso non stiamo a litigare, piuttosto cerchiamo una rupe e buttiamoci a mare. Ai, 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 non ti scorderemo mai. Perché, ma perché t'ho respinta? Perché, ma perché ti sei spenta? Perché non abbiamo capito che eri una santa? Neanche una possibilità che si salvi. Una su 1 milione. Praticamente niente. Vabbè, una su 1 milione è sempre meglio che niente. Se si salva, giuro che me la sposo. No, se si salva me la sposo io. E che c'entri tu? Il figlio mica è tuo. Sì, invece, è un figlio di chi gli vuol bene. Sì, Matteo l'ha avuto da me. No, da me io gli ho procurato il mezzo. Sì, ma il mezzo è di mia produzione. E che vuol dire un cane? Io ho assistito Teo durante la gravidanza, io ho vissuto con lei e io l'amo. E perché io no? Tu, ma fammi il piacere, tu non sai neanche cosa vuol dire amare. Ma io sono il padre di mio figlio. Secondo me, tu non sei neanche il figlio di tuo padre. Non adesso, mentre Teos sta... Hai ragione. E poi, se si salvasse, dovrebbe essere lei a scegliere. Giusto. Oddio! Se si salvasse... Dio! Coraggio, amico. Grazie anche a te. Sì, forte. In fondo, due uomini che amano la stessa donna sono anche un po' parenti, non credi? È vero!
state a fa'? Ma che è sto mortorio? Ah, ma Teo è il bambino! Ah, sì, ho saputo della disgrazia. Ho incontrato una ragazzetta sotto al portone che pareva un cartone animato a luci rosse. Samantha! Sì, mi ha detto di portarmi la brutta notizia, poi è scappata da quella, come si chiama, Teodolinda. All'obitorio! Ma che state a dire? All'ospedale! Al reparto maternità! Teo non è ancora morta! Ma l'erba cattiva non muore mai! È viva! Ha perso il bambino! No, anzi, per essere un settimino è un fenomeno, quasi 3 chili! È vivo! È vivo piuttosto Osvaldo mio che... Padre! Sono padre! Il padre! Naturale, quello vero sono io! Ma quella c'è riuscita e voi due le vittime siete contenti! Evviva, sono vivi! Mamma, io corro da Teo! E perché io no? Oddio, sono nonna artificiale! È un maschio? È un maschietto, sa? Un maschietto! Lo sapevo di correre un rischio, ma adesso che c'è son contenta che un maschio. Lo sapevo di correre un rischio, ma adesso che c'è son contenta che un maschio. Un maschio! Questo figlio tanto amato, questo figlio boicottato, che ha creato il finimondo, ora io l'ho messo al mondo. Un bellissimo maschietto, senza il minimo difetto, due gambotte, due bracciotte, è perfetto, due di tutto. Sono pazza di mio figlio, sta esplodendo dall'orgoglio, naturale o artificiale, m'è venuto eccezionale, comunque ce li mandi giù il signore, i figli lo si sa so piezze d'ori. Sono mammissima, nessuno mi capiva, nessuno ci credeva, ma sono stata brava, anzi di più direi bravissima. Adesso che son mamma, il cuore non mi inganna, mi sento proprio donna, anzi di più, una donnissima. Mammissima, mammissimissima. Adesso che son giusta, ho quello che mi basta, da oggi faccio festa, anzi di più, una festina. Lo sapevo di correre un rischio, ma adesso che c'è son contenta che è un maschio. Lo sapevo di correre un rischio, ma adesso che c'è son contenta che è un maschio. Un maschio. Questo uomo piccolino, un bellissimo bambino, che mi rende più concreta e che dà un senso alla mia vita. Lo vorrei vedere negli anni, affettuoso come Gianni, e magari un po' spavardo con il fisico tutto sbardo. Sarà timido e impacciato, un artista un po' scienziato, un feroce rubacuori, forse il re dei seduttori, qualsiasi cosa ne farà il buon Dio. Sarà il mio grande amore, l'uomo mio. Sono mammissima. Nessuno mi capiva, nessuno ci credeva, ma sono stata brava, anzi di più direi bravissima. Adesso che son mamma, il cuore non mi inganna, mi sento proprio donna, anzi di più una donnissima. Mammissima, mammissimissima. Adesso che son giusta, ho quello che mi basta, da oggi faccio festa, anzi di più una festissima. La 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 la
Adesso che sono giusta, sì, ho quello che mi basta, sì. Da oggi faccio festa, anzi di più, una festissima. Lo sapevo di correre un rischio, ma adesso che c'è sono contenta che è un maschio. Lo sapevo di correre un rischio, ma adesso che c'è, sì, beh, adesso che c'è, ma adesso che c'è, sono mammissima. Adesso che c'è, adesso che c'è, adesso che c'è. Teo, sai che sono pazzo di te e ti voglio sposare. Teo, so che sei pazzo di me e che mi vuoi sposare. Accetto. E cosa vuoi? Ma non vorrete litigare in un giorno così bello? Siete tanto cari. Vi voglio così bene. A me mai niente. E non te lamentasse. Gli uomini sono meravigliosi. Pensi da te, tu. Beh, certo, un giorno il bambino sarà un uomo, no? E quindi... Sì, ma non hai ancora risposto alla mia domanda. Nemmeno alla mia, Ma che c'entri tu? Il vincente è il 119 e il 119 sono io. Non avete mai pensato che questo numero potrebbe leggersi anche così? 111, oddio, devo ricominciare tutto da capo. Chi non sarà con la maschera? Soltanto un attimo, se non me lo dici mi ammazzo. No, ormai per me la cosa non ha più nessuna importanza. Meglio, no? Così posso considerarvi tutti e due alla pari. Cioè, tutte e due da escludere. Ma tu ancora non l'hai capito. L'unico uomo che ama è suo figlio. Sì, sono pazza di lui, pazza. Vabbè. Sii felice, Teo. Noi usciamo dalla tua vita. Ah, i fiori. Che cosa? Ve ne andreste così? No. Dopo tutto quello che ho sofferto per colpa vostra, ma al piccolo non ci pensate. E dopo tutto, se è venuto al mondo, lo deve anche a voi due. Voi ne siete responsabili. Un po' di coscienza, per favore. Ma lui ha bisogno di un padre per crescere bene. Ma cosa volete che mi diventi? Uno spostato, un introverso, un infelice, eh? È questo che volete voi due? No, noi no. La figura paterna è essenziale per l'equilibrio di un bambino. Lo dice anche Freud, no. Contenti? Sì. Me l'avete svegliato, ma perché ti porti il cane? Io mi porto il cane. Insomma, qui qualcuno si porta il cane, eh? Forza, pari o dispari? Uno, due. Ma cosa fate, uno, due? Ma insomma, è la decisione più importante della vostra vita e voi l'affidate così, al caso, pari o dispari. Io voglio bene al tuo bambino. Che è anche un po' tuo, se vogliamo. Certo. Scusa, ma non eri tu quella che diceva, sarà mio, proprio mio, solo mio? Vabbè, insomma, che fai? Già rinfacci, è appena nato e già lo rinneghi. Io no, eri tu che prima dicevi... Sì, per prima tu lo dicevi. Vabbè, ma prima... Prima io ero una donna, Adesso sono una mamma. Ora so quello che voglio. Che cosa vuoi? Ma è ovvio, no? Un padre per il nostro bambino. Se è così, scegli. Chi? Io? Fossi pazza, non posso rischiare, e se sbaglio? E allora, aspettiamo. Che fretta c'è? La decisione non spetta a noi. Sceglierai il bambino. Da grande.
Stefano Santo Spago e Marisa Bertini. Nome della compagnia, sinceramente grazie per la simpatia. C'è sempre tanto calore umano nella stupenda musica di un battimano. Come la trasfusione d'amore e vitamine. Gli uomini ho trattato senza complimenti, ma non mi rivolgevo a quelli qui presenti. Uomini in sala, siete un incanto, beata la signora che vi siede accanto. Grazie a tutti noi, anche dal cane Jung. Grazie di tutto cuore ad ogni singolo spettatore. Senza di voi noi attori saremmo ignoti ad ogni. Spero che a tutti sia chiaro a che servono gli uomini. La a che servono gli uomini? A dare un senso all'esistenza. La non ci fossero gli uomini ne sentiremmo la mancanza. La a me piacciono gli uomini tenendo conto della circostanza. Noi, tenendo conto della circostanza che ci fate voi, è vero? Sì!